Oggi string art. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state, ragazzi? Oggi una nuova disciplina si spiega sul banco da lavoro di Arte per te. Ma prima di vedere cos'è, mi raccomando, pollice in su, condivisione sulla fiducia, cliccate sulla campanella per non perdervi futuri video e soprattutto assicuratevi di essere iscritti. Se non lo siete, cliccate su iscriviti. Bene, ora basta parlare, andiamo a conoscere la string art. E andiamo a fare un bellissimo appendichiavi da parete. Ed ecco l'occorrente per la nostra string art, una tavoletta di legno su cui avrete disegnato il soggetto desiderato. Io farò un T2 della Volkswagen. Un po' di attasso e dell'acqua per scurire il legno a piacimento. Martello e chiodini, scegliete i chiodi che più vi piacciono, ce ne sono dorati, argentati, io ho preso questi bruniti. E poi del filo, ce ne sono di diversificate tipologie, potete usare sia i rocchetti comuni da macchina da cucire che del filo per uncinetto, ma anche la lana andrà benissimo. Iniziamo subito. Io ho disegnato il soggetto sulla tavoletta, ma se voi non siete in grado di disegnare, potete prendere una fotocopia di quello che volete riprodurre, appoggiarla sulla tavoletta e fissare i punti con dei chiodi. La parte principale in questo momento è proprio quella di fissare i chiodi sulla tavoletta. Li fisserò dapprima ai lati, al centro e poi dividerò ogni spazio sempre a metà finché non avrò la distanza giusta tra un chiodo e l'altro, che sarà di circa 1 cm tra una capocchia e l'altra di un chiodo. Versato un po' di attasso nel bicchiere d'acqua, fatelo un po' come vi pare la densità. Io non voglio che il legno diventi super scuro, voglio dare semplicemente una coloritura più marrone e passo così in questo momento, subito dopo aver messo i chiodi perché volevo vedere il disegno, se no, se voi non dovete mettere il disegno, fatelo prima, ovviamente. Passo tra i chiodi, passo su tutto e dopodiché lascio asciugare perfettamente.
A questo punto prendo il filo che voglio, che desidero usare per il mio lavoro. Ok, trovo la cima. Io userò due fili, uno più largo e uno più stretto, così, che legherò insieme attorno ad uno dei chiodini. Per esempio, comincio da qui, quindi faccio il mio nodo, allaccio quindi il bianco e quindi prendo il rosso, anche qui miscelerò due cotoni. E da ultimo aggancio il nero. E adesso comincio prima, proprio con le ruote, ad annodare attorno ai chiodini tutto il perimetro. Prima il perimetro esterno, così ci passo attorno e giro, ci passo attorno e giro, ci passo attorno e giro. E dopo aver fatto questo lavoro, passo da un chiodo, vedete, da un chiodo a tutti gli altri. Dopo aver fatto i primi giri con un paio di forbici, abbasso la trama in modo che poi ci entrino altri fili e se devo agganciare qui altri colori io possa agganciarli. E piano piano si colorirà la porzione di disegno che vorremmo colorare. Quando saremo soddisfatti, gireremo attorno a un perno, creeremo l'occhiello con un dito e faremo un nodo e voilà, eliminando l'eccesso. E dopo abbasseremo leggermente il filato. Voilà! Adesso la parte colorata, metterò il bianco solo alla fine perché sarà la parte più determinante e quindi la parte che vorrò più in alto rispetto agli altri colori. E adesso comincio a riempire tutta l'altra parte.
dopo aver riempito il fondo, io definisco i margini passando prima dall'esterno, quindi prendendo il chiodo dall'esterno, così adesso ve lo faccio vedere in un punto meno difficile. Prendo il chiodo dall'esterno e ci passo attorno, così, esterno e giro, esterno e giro, esterno e giro, e poi finisco fino, arrivo fino a dove ho cominciato. Arrivati al punto dove abbiamo cominciato, parto al contrario e faccio il margine dall'altra parte, quindi dall'interno, e giro attorno alla capocchia del chiodo per tutta la circonferenza del pezzo che voglio delineare. Finito anche il rosso, stacco, giro attorno al chiodino, faccio in modo che si crei un occhiello e faccio un nodo. Lo faccio doppio, così sono certa che non si scioglierà più. Con un paio di forbici, io userò una spatolina, abbasso il filo dai chiodi in modo da ricavare spazio per agganciare sui margini il filato bianco. Il rosso, anche lo stemmino centrale, adesso riempio la parte bianca. Riempirò prima il contenuto e poi stemmerò i bordi esterni come vi ho fatto vedere in questa parte. Come abbiamo fatto questo settore, facciamo i paraurti e i fari e il nostro lavoro sarà concluso. Andiamo! Pulmino bello e pronto. Adesso inchioderò 4 chiodini qua sotto. A quest'ora non lo posso fare perché è tardi, ma domani mattina lo farò. Diventerà un portachiavi, un modo carino per disegnare in maniera alternativa quello che ci piace. Vi lascio alle foto, pollice in su se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo subito dopo. Ciao.
sono appendichiavi? Ora ditemi se non è fighissimo. È un lavoro veramente divertente che possono fare davvero tutti. Ci vuole solo un po' di pazienza e l'accortezza di fare i margini per ultimi, in modo da definire molto meglio l'immagine. Io trovo che sia un modo divertente in cui si possono fare tantissimi soggetti carini. Questo per esempio sarebbe anche un'ottima idea regalo sia per Natale, per tutte le feste, ma soprattutto per la festa del papà. La trovo molto carina come idea. Adesso la vado a prendere, faccio le foto. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social, Arte per te su Facebook, su Instagram. Vi aspetto, pennello bianco su fondo rosso, ma vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle qui su YouTube, e Due Cuori Una Cappa. Cercateli e trovatemi e staremo insieme anche su tutti gli altri i miei social. Vado a prendere il mio portachiavi e lo vado a regalare al mio maritino. Bene, penso che gli piacerà un sacco, vi farò sapere. Da Ombretta, da Arte per te, dal nuovo portachiavi String Art è tutto. Ci vediamo sempre qui al prossimo video. Ciao, chissà cosa faremo.